Del nostro magazine di informazione religiosa, la Chiesa nella città. Iniziamo da un evento di questi giorni, importante per il suo significato molto concreto ma anche simbolico: la costruzione di una Chiesa che sorgerà e quindi la benedizione, la posa della prima pietra da parte del Cardinale Scola. A Milano era molti anni che non accadeva che si costruisse una nuova chiesa e anche il quartiere è significativo, Quarto Giaro. E noi lì andiamo con le immagini. Un segno di speranza e di bellezza per una comunità che lo attendeva da ben 27 anni. La benedizione e la posa della prima pietra da parte del cardinale Scola della parrocchia Pentecoste a Quarto Giaro è questo. Un momento appunto che fa guardare con rinnovata fiducia al domani. Lo sottolinea l'arcivescovo che arriva nella struttura di un asilo comunale dove ha trovato spazio in questi anni la parrocchia. Ad attenderlo ci sono anche il vicario di Zona 1 Milano, Monsignor Carlo Faccendini, il decano del Decanato Quartoggiaro, Padre Mario Vecchierelli, il responsabile dell'ufficio amministrativo della Curia, Don Norberto Donghi, con Don Luca Violoni e colui che oltre dieci anni fa vinse il concorso internazionale per l'edificio, l'architetto italo-sloveno Boris Podrecca. Lo accoglie tra tanta gente di questo quartiere dalla storia non facile il parroco Don Ambrogio Basilico, che subito dopo aver firmato la pergamena che verrà posta all'interno della prima pietra, così come fanno anche il cardinale Podrecca, dice Vorremmo vivere questi mesi come un'occasione per ripensare il nostro modo di essere chiesa. Per questo abbiamo voluto lanciare l'idea di una chiesa nuova per una nuova chiesa. E questa espressione piace, e lo si comprende bene, all'arcivescovo arriva nell'area dove sorgerà la chiesa in processione, percorrendo i 400 metri che separano la vecchia dalla nuova Pentecoste, tra le palazzine dell'urbanizzazione anni 60 e le grue e i palazzoni del nuovo quartiere che sta nascendo sull'asse di via De Pisis. Avete voluto indicare questo gesto così prezioso e ormai così raro nella nostra diocesi come la posa della prima pietra dell'edificazione di una chiesa. Avete detto una nuova chiesa, un nuovo tempio per una chiesa nuova. Se edificassimo la chiesa solo con le pietre di costruzione non sarebbe ancora nulla. Voi avete avuto anche il dono di un architetto di grido. Molto famoso in tutto il mondo. La chiesa vostra anche solo per questo forse diventerà famosa. Verranno a vederla da ogni parte e anche questo è un bel dono. Ma se fosse solo questo non sarebbe ancora nulla. Poi la benedizione della prima pietra, un piccolo parallelepipedo di marmo di candoglia donato dalla fabbrica del Duomo in cui viene inserita la pergamena. E infine il saluto festoso della gente con il cardinale che raccomanda. Tanti auguri alla vostra comunità e io spero proprio che per la Pentecoste del 2016 di poter venire a consacrare la Chiesa. Quindi voi te, tenete d'occhio la situazione. Eh? E allora ascoltiamolo, questo famoso architetto di Grido, è veramente tale come l'ha definito l'arcivescovo, che ci racconta tutto del progetto che ha vinto questo concorso. Un progetto lontano del tempo, nel 2001, che era stato indetto dalla diocesi di Milano e dall'Ufficio per le nuove chiese. Mi piace qui nominare chi ne era allora responsabile, Monsignor Giuseppe Arosio. Ma ascoltiamo Podrecca e poi il parroco della Pentecoste. Un progetto che ha vinto un concorso e che finalmente vedrà la luce concretamente. Che tipo di progetto è? Quali sono le linee essenziali? Era un concorso internazionale con tanti bravi architetti e diciamo il manufatto ha due dimensioni. Una è quella urbanistica della città, dunque si tratta di un oggetto che deve essere percepito a distanza lunga e naturalmente avvicinandosi deve dare anche una risposta a quello che è diciamo, la figura davanti ad uno che si presenta io e te. Queste sono le due dimensioni dell'oggetto. Lo si percepisce con tre cose diverse. Dunque si tratta di una grande porta con una croce tridimensionale che risponde alla grande asse urbana. La grande asse urbana. Poi c'è la chiesa praticamente un oggetto nel portale e ancora più meno come corpo c'è la, la, la chiesa di urna, la cappella di urna. Dunque sono tre cose che si percepiscono legate con questa croce tridimensionale. E poi c'è il corpo della parrocchia, delle classi, dei bambini... degli uffici parrocchiali. Gli uffici parrocchiali degli appartamenti e, e queste cose. Dunque è, un, è una chiesa che è molto elementare, non dire semplice, ma molto elementare, che risponde anche a Quarto Giaro, che non è diciamo così, la zona chic di Milano, ma è un quartiere operaio con una certa dignità. E, e, e vogliamo in qualche modo levare il grigiore di questo luogo attraverso la Chiesa, attraverso poi la comunicazione con i bambini che giocheranno davanti con la fontana, con il fruscio dell'acqua, col, col staccato della musica, dunque creare un ambiente che, che è un milieu, che non è solamente un luogo, una chiesa e basta. È un più. Esistono degli elementi che si rifanno alla tradizione paleocristiana come per esempio l'uso dell'onice o dell'alabastro, elementi della vecchia cultura bizantina. Insomma, si tratta di una chiesa con una temporalità più larga, non è solo una cosa moderna, ma ha una temporalità che praticamente tiene questo oggetto sacro in piedi ed è un più che non solo un pezzettino di città. Abbiamo pensato di utilizzare questi 20 mesi, che sarebbe il tempo di costruzione della Chiesa, come occasione per ripensare il nostro modo di essere Chiesa. Abbiamo scelto come slogan appunto per, per vivere questo momento una nuova Chiesa per una Chiesa nuova e col Consiglio Pastorale abbiamo messo in conto di riscrivere il progetto pastorale per, più a, per cercare di capire come meglio annunciare il Vangelo in questo nostro quartiere che nel frattempo è molto cambiato rispetto a, a tanti anni fa. La chiesa si porrà anche in un luogo che è al centro, diciamo, di due anime di quarto giaro. Sarà un modo anche forse per creare colloquio fra queste due zone del quartiere? Sì, questa è la missione che dovrebbe avere ogni parrocchia e ogni comunità cristiana, cioè è quello di essere luogo di comunione. La collocazione geografica della nuova chiesa esattamente a metà fra i due quartieri così diversi speriamo sia occasione per facilitare questo compito, che comunque già adesso sta un po' avvenendo: ecco, tutti i nuovi ingressi nella nostra comunità sono persone che abitano nel quartiere nuovo, che magari all'inizio con un po' di fatica, però sempre più si affacciano alla nostra comunità cristiana. Il cardinale è proprio poco chi mesi fa venendo a Giaro, visitando questo decanato anche ha detto siete cambiati vedo segni di risveglio del quartiere è una bella notizia com'è la composizione della sua comunità e la nostra è una parrocchia un po' strana perché appunto fino a qualche anno fa era, era composta da persone che erano venute ad abitare qui negli anni 70 e adesso con la costruzione di un nuovo quartiere una famiglia di eh, un po' più giovani e, di, e anche diverse come, come, come storia, come provenienza, e, mh, per cui è una comunità un po' eterogenea. Ecco, ci sono, tanti che sono quelli della prima immigrazione del sud Italia degli anni 70, sud Italia o di altre regioni del nord, ehm, eh, insieme a persone appunto le nuove arrivate che sono eh, persone che magari abitavano già a Milano ma in altri quartieri, oltre alla presenza anche di, di tanti extracomunitari come in tutte le, le periferie milanesi. Rimaniamo idealmente con l'arcivescovo, siamo in tempo di estate e quindi visite agli oratori estivi della diocesi. Mercoledì 25 giugno alle ore 15 il cardinale sarà presso l'oratorio Don Bosco in Via Pio 10 36 a Carugate in provincia di Milano per la visita appunto all'oratorio estivo e subito dopo alle ore 16:30 presso l'oratorio San Lorenzo in Via Mazzini 7 a Trezzano sul Naviglio sempre per stare in mezzo ai ragazzi che vivono questa straordinaria esperienza di eh, amicizia e anche di gratuità, come ci ricorda spesso il cardinale Scola. Adesso invece parliamo dell'importanza e della cura. Che la nostra Chiesa mette nel comparto dell'azione sociale. Nel proseguo della puntata affronteremo temi sociali particolarmente significativi e di attualità. Ma vogliamo proprio aprire questa pagina parlando con il vicario episcopale, appunto per l'azione sociale, Monsignor Lucra Bressan, di questa attenzione verso il sociale. Potremmo dire che la diocesi si è lanciata nel dare concretezza a quell'invito al cardinale ad inventare una mutualità diffusa, ovvero la capacità che abbiamo gli uni di prenderci carico, di farci carico dei bisogni degli altri, è la bella scoperta che è venuta dal Fondo Famiglia Lavoro, un fondo che continua, anche se in silenzio, la sua opera di aiuto, ma soprattutto un fondo che è diventato esemplare. In diocesi sui 70 e passa decanati ben 37 sono stati capaci di attivare dei percorsi di aiuto e di reinserimento al lavoro, quindi non guardando solo all'oggi ma guardando anche al domani. Tutto il campo della sociale, del politico, però, è un campo in pieno fermento che chiede e ha bisogno di aiuto. Le recenti elezioni europee, le elezioni locali ci hanno fatto vedere che è possibile seminare speranza, ma al, teso, al tempo stesso ci hanno fatto vedere che è sempre più difficile trovare persone che si vogliano far carico della custodia del bene di tutti impegnandosi in prima persona in politica, su questo fronte il servizio sta lavorando, ha attivato delle scuole, l'intenzione di continuare a lavorare proprio per tornare a costruire quell'immagine positiva della politica senza la quale non andiamo da nessuna parte come l'emergenza profughi di questi giorni ci sta mostrando, effettivamente c'è una mancanza di politica che alla fine pesa e uccide anche la vita di centinaia di migliaia di persone. Oltretutto sono importanti gli appuntamenti che ci attendono, ormai Expo è alle porte, la nostra Chiesa attraverso Caritas ha un impegno preciso, fattivo. Ecco, i cristiani hanno da dire in questo campo. I cristiani hanno molto da dire, vengo da una serie di incontri anche con la Pontificia Accademia delle Scienze che metteva in luce come i cristiani dentro un appuntamento come quello di Expo non possano portare una questione emergenziale come quella del clima, i recenti nubifragi che ci fanno vedere sempre Meteo, un meteo diventato più violento e anche meno prevedibile, ci mostrano che effettivamente l'uomo deve rendersi responsabile del modo, attraverso il modo con cui vive e del modo con cui abita il pianeta. Ecco, dobbiamo imparare davvero uno stile sobrio di vita, cambiare il nostro stile di vita, perché sennò no, non solo non abbiamo più soldi per vivere, ma rischiamo di rovinare un pianeta. E proprio questi temi eh, che abbiamo voluto approfondire con Monsignor Bressan saranno al centro dell'assemblea conclusiva della Pastorale sociale e lavoro che si terrà venerdì 27 giugno alle ore 19 presso il Salone San Giorgio a Palazzo nella omonima eh, parrocchia e nella stessa omonima piazza in centro a Milano. È necessario iscriversi, è gratuito naturalmente l'ingresso, ma è necessario iscriversi, socialechio-diocesi.milano.it. Aprirà i lavori eh, Don Walter Bagnoni che è responsabile della pastorale sociale della diocesi di Milano e li concluderà proprio Don Luca Bressanti. Adesso è tutto per la prima parte del nostro programma, ma restate con noi perché torniamo insieme davvero con tanti diversi argomenti. A tra poco. Ben ritrovati con la Chiesa nella Città. Ora, come sempre, per questa seconda parte apriamo con le visite sul territorio dell'Arcivescovo e andiamo a Vigizzolo di Cantù. Iniziamo dalla Banda. La bella chiesa della nobile storia dove aveva preso dimora il patriarca Ballerini Gremita. I tanti chiarichetti, il paese in festa, i rappresentanti dei quattro rioni nei loro costumi tradizionali. Gli applausi e i dodici chiri ambrosiani. E questa è l'accoglienza con cui Vighizzolo di Cantù dà il suo benvenuto al Cardinale Scova, che molto atteso giunge nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, parte della comunità pastorale Madonna delle Grazie, con Brenna, Cascina Amate e Mirabello. Il responsabile della comunità, don Carlo Carubelli, non si nasconde le difficoltà grazie, che ha dovuto se... recentemente affrontare la comunità stessa, e... ma dice, grazie del regalo se... che ci se... ha fatto, la... Eminenza, permettendoci di mettere a norma l'impianto della cupola della Chiesa, senza costi per noi. E riflettendo sul milione e mezzo di euro che ancora grava sulla parrocchia, promette, lavoreremo ancora di più per sanare questo grave debito. Il cardinale risponde. Sono molto lieto di poter celebrare oggi con voi questa grandissima solennità che è la radice profonda della nostra fede, cioè del nostro essere qui, per esempio oggi, il mistero della Santissima Trinità. E allora è naturale che il Vescovo, che è padre, che è pastore, senta il bisogno di farsi presente anche fisicamente per poter condividere con voi anche questo momento di prova. Da qui l'invito a un coraggioso ripensamento del proprio essere Chiesa, come insieme, come singoli credenti. Questo, nota l'arcivescovo, chiama in causa quella necessaria unità che valorizza ogni nostra azione. Un Dio vivo, come indica il rovetto ardente della lettura del giorno. Un Dio che non è teoria ma realtà che si interessa del suo popolo. Un Dio da chiamare Abba, Padre. La Trinità e l'incarnazione salvifica di Gesù sono i grandi misteri cristiani, eppure ce ne occupiamo poco, osserva ancora il cardinale. Davanti a tutto questo, una prima domanda che il cardinale lascia alla comunità. Dov'è il peso di Dio, il rovetto ardente nella vita di tutti i giorni? Cosa ci insegna la Trinità che senza mutare l'unità di essenza e sostanza di Dio indica la differenza? Amico! Amica che tu sei qui oggi, vescovo che stai parlandoci, ti rendi conto del peso di Dio nella tua giornata? Se fossimo capaci di contemplare questi magnifici misteri comprenderemo che Dio è santo, Dio è oltre, è altro, ma per amore ci è venuto vicino e non ci abbandona mai. A renderci liberi è, questa, è questo rapporto tenero con Dio. San Paolo utilizza addirittura il termine aramaico, il termine che veniva usato in famiglia dai contemporanei di Gesù per rivolgersi al padre Abba, che è a metà strada tra babbo, papà e padre. Abba, noi possiamo rivolgerci a Dio con la stessa tenerezza con cui ci rivolgiamo al nostro padre. E il fatto che possiamo fare questo... Significa che siamo figli, se siamo figli, siamo eredi, se siamo eredi, siamo coeredi di Cristo perché siamo figli nel Figlio, e se prendiamo parte, ecco il punto critico, alle sue sofferenze è per partecipare alla sua gloria. E alla fine, prima del saluto gioioso, ancora una breve riflessione: l'invito dell'arcivescovo è impegnatevi tutti in prima persona cominciando dalle condizioni normali della vostra vita, la famiglia, il lavoro, il riposo, il dolore, l'educazione, la giustizia e poi insieme per dare slancio alla comunità pastorale, alle comunità parrocchiali e con le debite distinzioni in collaborazione con tutti per costruire una vita buona. Come quella dell'oratorio estivo. Proprio in questi giorni gli oratori di Cantù con oltre mille giovani si sono riuniti nella struttura di Vichizzolo. Oratorio che insegna l'amore e la gratuità, disegnando la città del domani. Dobbiamo avere il cuore largo, non ci si perde mai ad avere il cuore largo. Non ci si perde mai. E giovedì 26 giugno saranno esattamente otto anni dalla morte di Monsignor Mario Spezzi Bottiani che è stata una figura importante della nostra diocesi di questi anni come responsabile dell'ufficio famiglia e ha dato un grande contributo all'elaborazione del direttorio di pastorale familiare della conferenza episcopale italiana. Lo si commemorerà presso Villa Cagnola, a Gazzata di Scanno, in Via Cagnola 21. In quest'occasione verrà celebrata una messa da Monsignor Giuseppe Anfossi, che è vescovo emerito di Aosta, e ci sarà anche la possibilità di un dialogo e di testimonianza in un incontro successivo, testimonianza che verrà proprio portata da Monsignor Anfossi come Presidente della Commissione Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana. Adesso noi cambiamo argomento e parliamo del carcere di San Vittore. In questi giorni il Cardinale ha compiuto una visita riservata, privata. Mh, nel penitenziario. Noi abbiamo chiesto al cappellano di San Vittore qual è stato il senso di questa visita. Due ore e mezzo di dialogo per raccontare cosa sia oggi vivere a San Vittore tra dolore, speranza, sovraffollamento. Un incontro nel quale imparare a cambiare interiormente e a convertirsi e questo non solo per i detenuti ma anche per me e per tutti. Sono queste le parole con le quali il cardinale Scola ha spiegato il senso della scelta di confrontarsi con i reclusi in un'esperienza riservata di ascolto e di dialogo appunto sui temi della pena, dell'espiazione, delle relazioni e della fede. Tre donne e cinque uomini hanno rivolto così ciascuno una domanda all'arcivescovo, dopo che il cardinale stesso aveva portato il suo saluto ai ricoverati del centro clinico presenti all'interno del penitenziario. I temi sono stati molto vasti, sicuramente importanti. Le donne hanno fatto tre domande sul tema della giustizia, il tema della libertà, il tema della speranza. E gli uomini hanno portato domande inerenti allo stigma che c'è del detenuto, per cui dopo carcere, il lavoro, come poteva, nonostante, che uno avesse, nonostante che uno ha pagato il conto con la giustizia, questa cosa dell'ex detenuto ti rimane addosso e ti crea problemi direi per sempre. C'è stata una domanda, l'ultima molto bella, legata proprio al tema della fede. I reclusi hanno chiesto al Cardinale una zona franca cosa significa. È un, è un miracolo questa domanda, nel senso che è partita da loro, in particolare un detenuto del terzo reparto, che ha messo in evidenza come la Chiesa nella storia ha sempre avuto una voce profetica in certe situazioni. Per cui, perché la Chiesa anche in questo frangente non può essere voce profetica nel avviare? Chiamata Zona Franca hanno usato questa immagine perché voleva essere un, imma, una, un luogo non semplicemente assistenziale, ma che diventava capace di accogliere il passaggio dal carcere alla, alla società civile. Che ne ha accolto molto bene questa proposta, anzi, uscendo mi ha detto chiaramente: Guarda, su questo vorrei un po' lavorare, teniamoci in contatto. Come cappellani, eh, lei cosa vede come problema principale? Quello del sovraffollamento che continua a essere tale o magari anche un problema di accompagnamento nella fede dei detenuti cristiani, cattolici, ma anche accompagnamento nell'umanità dei tantissimi detenuti di altre religioni, specificatamente musulmani? Ma due piccole riflessioni. L'aspetto del sovraffollamento è stato affrontato nella modalità... Ricordo, giustamente in questa stagione un po' matematica, per cui si è garantito la misura dei tre metri quadri a detenuto, e per cui l'Italia ha superato questo scoglio che di per sé, appunto, era motivato da una sanzione, da una multa, una sanzione pe pecuniaria, non tanto da un riconoscere un aspetto di, di dignità della persona. Per cui, questo è un primo. Primo passaggio, un primo passo in cui c'è un minimo e infatti San Vittore dai 1700 di quest'estate siamo passati ai 900, detto un po' in punta di piedi. A volte sono situazioni talmente complesse che oggettivamente tu puoi fare proprio nulla, cioè, se non l'ascolto. E già l'ascolto, però in un contesto come il carcere è preziosissimo. Yeah! E fra coloro che si presero più a cuore il destino dei carcerati ci fu il cardinale Martini. E allora noi vogliamo segnalare che mercoledì 25 giugno alle ore 20.30 in Duomo a Milano verrà ehm, eseguita la messa da requiem di Giuseppe Verdi composta nel 1874. Per la morte di Alessandro Manzoni, e questa esecuzione sarà in onore proprio del Cardinale Martini. E, mh, sarà un'esecuzione con la trascrizione di Angela Montemurro per due pianoforti e voci. Il Duomo aprirà le sue porte alle 20, è ingresso libero per questo concerto e sarà straordinario perché tutti. Tutto il momento diciamo dell'esecuzione sarà nella penombra fino al diesire quando si spalancherà il grande portone centrale del duomo verso la piazza per indicare l'apertura del cardinale Martini con la parola a tutto il mondo e il duomo verrà inondato di luce. Splendido, pensiamo, speriamo di potervene dare conto. Ci lasciamo, torniamo tra pochissimo con la terza parte. Ben ritrovati. Abbiamo parlato di reclusi, abbiamo parlato di attenzione della nostra Chiesa per il comparto sociale. Proseguiamo in questa logica con la presentazione del rapporto Caritas sulla prostituzione, tra molte novità, forse in qualche modo inattese. Vediamo. Passata la paura delle multe del giro di vite, la prostituzione torna sulle strade, nei luoghi classici come le grandi vie di accesso alla città ma con qualche carattere di novità. Infatti le organizzazioni criminali che gestiscono il mercato del sesso, essendo delle sorte di holding internazionali ormai, non si specializzano più in un singolo contesto, ma gestiscono più traffici contemporaneamente, con la prostituta che è magari un'immigrata clandestina, a cui è anche chiesto di spacciare droga. Così come emerge dalla ricerca, punte a capo rapporto sulla tratta di persone e il grave sfruttamento realizzato da Caritas italiana e dal coordinamento nazionale comunità di accoglienza. Se ne è parlato nel convegno, la tratta la prostituzione, la legge Merlin, ieri e oggi, promosso da Caritas e che ha messo in evidenza dati relativi a 292 donne incontrate nel corso del 2013 dagli operatori della stessa Caritas ambrosiana con l'unità di strada Avenida. Da qui una sorta di dentikit. Il 60% delle prostitute sono rumene, il 15% nigeriane e poi un 12% di albanesi tornate prepotentemente sulla scena. Noi riteniamo che eh, la prostituzione abbia eh, appunto dei grossi elementi su cui è necessario lavorare, senz'altro il discorso di lotta alla criminalità, ma eh, in modo particolare eh, tutto il tema culturale, perché eh, se c'è eh, prostituzione, perché c'è una domanda molto forte e che quindi non si fa nessun problema a utilizzare anche i circuiti della criminalità che sono quelli che gestiscono la prostituzione. Insomma, non serve, come ha osservato Don Davanzo, direttore di Caritas Ambrosiana, abolire la legge Merlin. Ma occorre riflettere, non gettare la spugna, come ha fatto Caritas, che offre alle donne che vogliono uscire dal racket una struttura protetta in una comunità da otto posti e tre appartamenti, casaliri. Eh, nel corso degli anni, per esempio, la stima sui clienti era sempre, si era sempre attestata su circa 9 milioni eh, di clienti in Italia. Attualmente altre eh, stime dicono che invece è più verosimile pensare a 2 milioni e mezzo-3 milioni di clienti. Molto forte anche la presenza del mondo transessuale. E certo occorre pensare. Eh, fanno pensare a questi numeri, occorre pensare a questa situazione non in termini propagandistici o facili. Per questo abbiamo voluto proporvi questo servizio così come vogliamo fare con quello successivo di ora. Eh, sempre con Don Roberto D'Avanzo, che forse avete riconosciuto nelle immagini, abbiamo parlato di profughi. Ormai non è più un'emergenza, è questione quotidiana. Viene inaugurata, per chi ci ascolta di giovedì, in diretta domani la Casa Suraia, che sarà una casa capace di accogliere un centinaio appunto, di profughi, ma è chiaro che occorrono politiche più di largo respiro. Ascoltiamo Don Roberto D'Avanzo. L'emergenza rifugiati diventa sempre di più un dramma anche nelle nostre stazioni, anche laddove si cerca di portare un primo aiuto a persone che comunque vogliono lasciare il paese. Sì, Milano per la sua collocazione geografica è diventato una specie di hub naturale, di snodo naturale. Arrivano dal sud ma vogliono andare verso il nord Europa. Si passa da Milano inevitabilmente. Noi come dire, intercettiamo un frammento ecco, di quello che le regioni del sud sperimentano ormai da anni. Dobbiamo metterci nella prospettiva che certo questi arrivi creano disagio perché vedere famiglie accampate in stazione centrale non è certamente un biglietto da visita dei migliori per tutti i turisti, per tutte le persone che passano da Milano, ma ripeto dobbiamo metterci nella prospettiva che sono soltanto la punta di un iceberg che invece eh, le regioni del sud affrontano e, e, e incontrano ormai, ormai da anni. Questo dato naturalmente ci inquieta, ma ci inquieta per il motivo che nonostante questo fenomeno, mi permetto, Bisognerebbe smettere di chiamare emergenziale, eh, perché appunto l'emergenza è qualcosa che accade in, inaspettatamente, improvvisamente. Qui ormai abbiamo a che fare con qualcosa che è stabile da anni per non dire decenni e quindi il disagio ovviamente è legato al fatto che in tutti questi decenni non ci siamo dotati di una struttura stabile eh, dal punto di vista organizzativo di accoglienza e smistamento di queste persone. Quindi è chiaro che siamo sempre in affanno, è chiaro che i cittadini milanesi che passano dal, dalla stazione centrale vivono questa, eh, in questo incontro che ovviamente è motivo di inquietudine, di perplessità, come è possibile che eh, dei bambini quasi neonati eh, debbano bivaccare appunto come degli hippi eh, in stazione centrale eh, in attesa di poter prendere il, il treno successivo, come è possibile che bambini che spesso arrivano provati e quindi anche eh, segnati sul, nel fisico, quindi ammalati, eh, nella nostra città eh, poi vengano quasi eh, parcheggiati. Certo, eh, il comune si è molto eh, attivato da questo punto di vista, il privato sociale, rappresentato anche dal Mondo Caritas, eh, a sua volta eh, si è attivato, ma quello che ci permettiamo di eh, denunciare fra è appunto l'assenza di una programmazione reale a livello nazionale di intervento stabile rispetto a un fenomeno che non possiamo più chiamare emergenziale. E ora vi diamo notizia che venerdì 27 giugno il cardinale Scola, nella sua veste di presidente dell'Istituto Giuseppe Toniolo, sarà al Policlinico Agostino Gemelli a Roma per la visita di Papa Francesco in occasione del cinquantesimo di questa struttura intitolata al fondatore dell'Università Cattolica e, eh, diciamo così, eh, in qualche modo appartenente, appartenente all'università stessa. E il Tognolo e l'ente fondatore a sua volta dell'Università Cattolica. E ancora, sabato 28 giugno, un momento importante per la nostra Chiesa, ma anche per la Chiesa Universale. Alle 9.30 in Duomo, l'ordinazione episcopale conferita dal Cardinale Scola ai tre nuovi vescovi ambrosiani, ne abbiamo parlato eh, nelle settimane scorse, che sono Monsignor Franco Agnesi, Monsignor Martinelli e Monsignor Pierantonio Tremolada, diretta su televisione. 2 dalle 9.25 circa, diretta integrale dell'evento. E ora dobbiamo dare notizia di un comunicato, vi leggiamo appunto il comunicato. Con riferimento ai servizi giornalistici nella scorsa settimana che hanno connesso il cardinale Angelo Scola alle vicende oggetto delle indagini in corso a Venezia, al fine di consentire un giudizio più pacato e rispettoso della verità, si rende noto che la fondazione Studium Generale Marcianum è stata costituita nel dicembre 2007 e promossa dal Patriarcato di Venezia come polo pedagogico, accademico e di ricerca, aperto a tutta la società civile. Il Cardinale Scola non ha mai esercitato pressioni né richieste in debite per reperire le risorse necessarie alla Fondazione, Studium Generale Marciano. I contributi economici, compreso quello indicato dalla stampa, sono stati corrisposti in virtù della qualifica di fondatore o sostenitore della Fondazione, secondo le previsioni dello Statuto e dell'atto costitutivo. Tali contributi sono stati acquisiti, si legge ancora in questo comunicato, contabilizzati e utilizzati dalle competenti strutture della Fondazione secondo criteri di trasparenza e correttezza, in conformità agli scopi istituzionali propri dell'ente. Il Cardinale Scola, prosegue il comunicato, non ha mai svolto pressioni di alcun tipo, esplicite o implicite, nelle vicende che hanno portato all'identificazione dei candidati e all'elezione dei sindaci di Venezia. I fondi erogati dalla legge speciale e dalla Regione Veneto dal 2004 per il restauro del Patriarchio, sede della Procuratoria e della Curia Diocesana, abitazione del Patriarche e dei Canonici, e del complesso della Longheria, della Basilica della Salute, sede del seminario e dello Studium Generale Marcianum sono stati regolarmente approvati dalle istituzioni competenti e rigorosamente impiegati secondo le finalità assegnate. Conclude il comunicato è intenzione del cardinale Scola tutelarsi legalmente nei confronti di chi continuasse a dare informazioni imprecise, scorrette o false. Una tutela necessaria perché sia rispettata la verità e perché non sia disturbata la missione pastorale del cardinale Scola nella nostra Chiesa di Milano. Questo comunicato di cui vi ho dato lettura è firmato da Don Davide Milani, portavoce del cardinale Angelo Scola. E ora ancora due brevi notazioni prima di concludere, per chi ci ascolta ovviamente in diretta di giovedì, eh, sono due gli appuntamenti che ci piace segnalare, perché alle ore 20, quindi tra poco, presso la parrocchia San Luigi Gonzaga in via Talignamento 10 a Milano, la celebrazione e poi la processione del Corpus Domini che arriverà invece alla parrocchia di Piazza Gabriele Rosa, preseduta del cardinale Tettamanzi. Sarà il modo con cui la diocesi di Milano eh, festeggerà il cardinale Tettamanzi nel suo ottantesimo compleanno. E ancora un'altra segnalazione: venerdì 20 giugno, quindi per chi ci ascolta, di giovedì domani alle 17, presso la parrocchia di San Pietro in Sala, piazza Wagner 2 a Milano, la messa presieduta dal Cardinale Scola per i 100 anni della famiglia Paolina e i 90 anni della parrocchia di San Pietro in Sala. E dunque, insomma, due appuntamenti belli. Io voglio ringraziare chi ci segue anche da lontano come gli ascoltatori e i telespettatori di Telepadre Pio e coloro che ci seguono da Monza Brianza TV. È sempre attivo il nostro indirizzo la chiesa chiocciola chiesadimilano.it lo state vedendo in questo momento nella grafica oltre, a telenova, oltre alla chiesa Telenova.it. Adesso è veramente tutto per questa puntata ci troviamo. Eh, la prossima settimana, solita ora giovedì alle 18.30 e poi come sempre le repliche. Grazie per averci seguito, alla prossima settimana, arrivederci. Questo programma vi è stato offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia.